Quello che è straordinario di questo tempio, che è particolare in questo tempio, che non troviamo negli altri tempi descritti nell'Antico Testamento, è questo fiume, questo torrente che appunto esce dall'ingresso della casa, dalla soglia di questa casa. Un torrente che prima appunto è piccolo, però man mano che va avanti diventa un fiume che non si può guadare. Questo torrente, in modo inevitabile, ci parla proprio dell'opera dello Spirito Santo. Non possiamo non associare proprio questa visione, questo torrente, alle parole che Gesù disse proprio nel giorno di quella festa, quando alzandosi in piedi disse: "Chiunque ha sete, venga a me e beva, e fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno." Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quanti avrebbero creduto in Lui. Hai visto, figlio d'uomo? Come dire, hai visto quest'opera meravigliosa? Ti rendi conto di quello che stai realizzando? Ti rendi conto di quello che stai sperimentando? E fratelli e sorelle, di fronte all'opera del Spirito Santo non possiamo rimanere indifferenti. Non possiamo rimanere così distaccati, ma Dio ci stimola, ci motiva, rende sensibile la nostra mente e il nostro cuore a renderci conto di quanto è grande l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Ci rendiamo conto? Signore, aiutami a essere sensibile, aiutami davvero a rendermi conto di quello che Tu stai facendo, di quello che il Tuo Spirito Santo può fare nella mia vita. Innanzitutto, l'opera del Dio Santo si manifesta sanando o portando guarigione. Soltanto lo Spirito Santo può sanare il cuore dell'uomo. Soltanto lo Spirito Santo può sanare la vita dell'uomo. Oh, veramente abbiamo bisogno di essere sanati, e questo lo fa lo Spirito Santo nella nostra vita. Alleluia, gloria a Dio.